Bentrovati con le notizie del Consiglio regionale. Nei prossimi giorni delegazioni dei parlamenti regionali d'Europa, America, Asia e Africa sono attese al Pirellone per il primo summit mondiale legislativo. Vediamo di che cosa si tratta. Parlamentari regionali di tutto il mondo riuniti a Milano per dibattere i temi legati alla sovranità e alla rappresentanza. Si tratta del Forum Mondiale delle Assemblee Legislative Regionali che si svolgerà il 23 e il 24 ottobre a Palazzo Pirelli e si concluderà con l'approvazione del manifesto delle Assemblee Legislative Regionali e Subnazionali per una vera democrazia globale. L'iniziativa, la prima del suo genere, è promossa dalla CALRE, la Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee, e sarà illustrata ai giornalisti lunedì 19 ottobre a Palazzo Pirelli alle ore 12.30 dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo. Il 13 ottobre il Parlamento Lombardo è rimasto aperto al pubblico per la giornata della trasparenza. Vediamo. Palazzo Pirelli è aperto ai cittadini, alle scuole e ai giovani talenti. La prima legge antimafia a livello nazionale, comunicazione social e migliaia di open data, massima accessibilità tramite i portali internet, attività politica aperta al territorio sia in commissione che direttamente nelle città e nei comuni della Lombardia. Sono questi alcuni dei risultati concreti che il Consiglio regionale ha messo sul tavolo in occasione della giornata della trasparenza. Per l'occasione Palazzo Pirelli è rimasto aperto al pubblico. Siamo il consiglio regionale più trasparente in questo momento del Paese Italia. Abbiamo attivato tutte le forme sui social network per stare più vicini ai cittadini. L'osservatorio ha relazionato sulla propria attività che fondamentalmente è stata rivolta ai giovani, cioè abbiamo seguito i progetti che la Giunta ha attuato nelle scuole lombarde con 23 progetti nelle scuole superiori e istituzioni anche dei centri di promozione alla legalità. Ogni anno in Lombardia si registrano circa 15.000 divorzi. Nel 46% dei casi le separazioni peggiorano le condizioni di vita dei soggetti coinvolti. A Palazzo Pirelli, nei giorni scorsi, patrocinato dal Consiglio regionale, si è svolto un convegno nel corso del quale si è fatto il punto su questa particolare situazione sociale. Sentiamo Daniela Maroni dell'Ufficio di Presidenza. In un momento di crisi economica come questo tante persone non si avvicinavano perché chiaramente le spese legali sono molto alte. La mediazione aiuta le famiglie utilizzando la testa ma anche il cuore, anche nelle piccole cose. Si è tenuto l'Auditorium Gabber, il gala lirico, per premiare i vincitori del concorso Coop Music Awards. Undici giovani cantanti di diverse nazionalità, dall'Italia alla Corea, all'Estonia, all'Argentina, sono i vincitori del concorso Coop Music Award, un mondo di voci per Expo. Dal palco dell'Auditorium Gaber, per il gala lirico organizzato dal Consiglio, pezzi di Wagner, Mozart, Verdi, Donizetti, Leoncavallo. In sala anche la soprano Denia Mazzola Gavazzeni, membro della giuria. Hanno premiato i vincitori la vicepresidente Sara Valmaggi e i consiglieri Lino Fossati e Paola Macchi. Una delegazione del Consiglio regionale si è recata a Sesto San Giovanni nel Milanese per discutere e approfondire i temi del territorio. Vediamo il servizio. Il processo costitutivo della città metropolitana, la bonifica dell'area ex Falc e la realizzazione della città della salute, l'emergenza a 100 profughi della Croce Rossa a Bresso, il completamento della linea metropolitana fino al parco di Monza, la fusione dei parchi nord e sud di Milano e gli effetti sempre più drammatici della crisi economica sulle famiglie del territorio. Sono questi i temi principali discussi a Sesto San Giovanni, dove la delegazione del Consiglio regionale guidata dal Presidente Cattaneo ha incontrato i sindaci dell'area del nord Milano. Questo è un territorio che ha mostrato di avere una omogeneità, una capacità di proposta condivisa molto superiore a quella che ci si potrebbe aspettare con l'immagine che tradizionalmente abbiamo di questa come un'area dormitorio, senza identità, alla periferia della città. Non è così? Dopo l'incontro con i sindaci è seguita a Sesto San Giovanni la visita alla cooperativa sociale La Grande Casa e alla scuola professionale Mazzini di Cinisello Balsamo. Nel pomeriggio tappa la Campari e alla mostra permanente sul futurismo. A seguire la visita a 100 profughi di Bresso e alla chiesa della Beata Vergine del Pilastrello a Paderno Dugnano. Sempre a Paderno Dugnano, la commemorazione al Parco del Monumento è retto in ricordo delle vittime dell'incendio del novembre 2010, che coinvolse la ditta Eureco.
La giornata si è conclusa in Villa Ghirlanda, a Cinisello Balsamo, con un focus group che ha coinvolto numerosi cittadini e amministratori comunali. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti potete guardare il sito lombardiaquotidiano.com. Grazie per averci seguito, alla prossima settimana.